Domenico Alcamo 29 maggio 2023 alle ultime settimane difficili, o forse il pubblico dell'Under 30 di Azione e forse la vocazione professorale che appartiene al personaggio, ma ieri Carlo Calenda, parlando ai giovani del suo partito, è tornato a vestire la nota maglia del dispensatore di lezioni a tutto tondo. Che si scaglia contro ministri e governo sostenendo che lui sì, a differenza dei comuni mortali, una soluzione a tutti i problemi la vorrebbe. A partire da uno dei temi portanti del confronto politico, ovvero il PNRR, il problema che ha il governo è che non riesce a spiegarsi come vuole rifarlo. Gli abbiamo fatto una proposta: ripristinare Industria 4.0, dare questi soldi agli imprenditori che investono nel digitale e nell'ambiente, assumersi, almeno noi non buttarli via. E aggiunge, abbiamo scritto la norma con i relativi costi in modo che fosse in linea con le direttive europee, e l'hanno fatto perché altrimenti qui si chiacchiera di tutto senza poter mai impostare nulla, il vero problema di questo paese. Poi prende di mira singoli ministri. Il titolare della cultura Gennaro Sangiuliano, esempio, e la sua proposta di regalare un libro a ogni nuovo nato, per contrastare la disaffezione verso il lettura che c'è nel nostro paese, un libro ogni persona che nasce? Ma che modo di pensare è? Tuona Calenda una semplificazione assurda. Regalando un libro non si risolve il problema della lettura. Serve alla cultura, ma cultura nazionale agganciata alla cultura europea. Una notazione un po' astratta, ancor più considerando che il concetto espresso da Sangiuliano aveva uno spettro più ampio, comprendendo anche il ruolo delle famiglie e delle scuole. Calenda, poi, va anche al ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida, per il concetto di etnia su cui si è discusso nelle scorse settimane. Lollobrigida ce l'ha in testa se gli italiani si possono definire in base all'etnia. Dentro ognuno di voi c'è arabo, normanno, europeo, sangue mediterraneo. Volete discutere, cari sovrani, di identità? Facciamo un bel dibattito e vediamo chi conosce l'identità storica e culturale di questo paese, se voi o io. Renzi e Calenda serve un vademecum per evitare insulti e polemiche. In realtà, ministro dell'agricoltura ha più volte sottolineato che il suo ragionamento era culturale, ma evidentemente non basta capofila dell'azione. Gli risponde, Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, capiamo che Carlo Calenda, dopo le diverse e numerose brutalizzazioni a cui è stato sottoposto da Matteo Renzi, ha perso un po' di lucidità, tuttavia il messaggio del ministro Lollobrigida è chiaro e assolutamente privo di discriminanti razziali, basta strumentalizzare, se non c'è niente dire meglio tacere. Poi, un riferimento alle tensioni con le altre sezioni del terzo polo, Italia Viva il percorso è accidentato, abbiamo visto il mese scorso e... non è l'ultimo incidente. Ora per un po' stiamo bene, perché sono anche stanco. Ma tutto è così, finché a un certo punto il piano